compleanno, andiamo a cucinare, che noi ogni anno facciamo, quando c'è Natale facciamo le feste nostre, come voi in Italia che fate le feste, pure noi facciamo queste feste in Italia, anche a Jugoslavia, e dove siamo noi festeggiamo. E come, cosa preparate per queste feste? Le torte, già sono le torte in negozio, ho preparato, le polli, la pecora, tutto quanto. Perché un compleanno tutti fanno, anche voi che siete italiani facete questo compleanno. Ma dove avete preso? Cos'è? Un agnello? L'abbiamo preso da questo pastore qua, 130 euro l'abbiamo pagata, non ce l'ha regalata. Eppure non è un cane, non è un bambino, è una pecora quella sarebbe. Viene il dottore, hanno detto il carabinieri che viene il dottore per vedere cosa è. Arrosto, vedi tutte le cose per quello, per lo mettiamo là un bidone subito si gira, ci abbiamo già il legno che abbiamo preparato. Ma sono le galline che già pronti sono in pizzeria. Ma l'amministrazione, sindaco, non so, è mai venuto qualcuno qui a darvi, non noi so. Noi avevamo il nostro campo di Mudugno, l'hanno chiuso, perché invece erano le fabbriche che davano fastidio ai bambini che andavano a chiedere un po' di acqua. E adesso ci siamo messi qua. Quindi vi hanno cacciati da lì e adesso da quanto tempo state qui? In 2010 avevamo il nostro campo, sempre lo avevamo, e invece ci hanno mandato via dal campo sgombero. Ci siamo messi qua. Quindi dal 2010 state qui? Da tanti anni noi siamo in Italia, ma invece il campo da 2010 avevamo. Ma i bambini vanno a scuola? A scuola soltanto oggi che non sono andati perché sono festa, c'è il compleanno. È una festa. Ecco.